Buonasera, mister. Buonasera. Sono Paolo Policosenza, uno special. E diventa difficile per noi analizzarla questa sconfitta. Sono troppo duro se dico che il Cosenza non è arrivato a Brescia. Secondo me sì. Difficile sempre analizzare le sconfitte, però bisogna avere anche un po' di equilibrio, perché poi quando crescono troppo le aspettative verso una squadra, poi quando fai una partita non, tra virgolette, all'altezza, secondo me, non abbiamo fatto la migliore partita, ma il primo tempo mi sembra che abbia giocato meglio il Cosenza, non ha creato tanti pericoli, però abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, non siamo stati pericolosi come le altre partite, però il Brescia non ha mai tirato in porta il primo tempo, noi siamo stati molto più vicino alla porta avversaria. Il secondo tempo, dopo il gol, siamo partiti bene dopo il gol, però dopo l'espulsione non c'è stata più partita. Se vado ad analizzare il secondo tempo, credo che dopo l'espulsione la partita sia finita, poi c'è la bravura dell'avversario, il Brescia ha avuto tempo e modo per preparare la partita, perché noi abbiamo fatto 3-4 partite a differenza loro, e quindi loro avevano anche delle idee, noi invece non abbiamo avuto modo per preparare tranne qualche partita amichevole, però non è questo il motivo perché abbiamo perso. Questo purtroppo è il campionato di Serie B, il Brescia è un'ottima squadra e ha saputo sfruttare l'occasione, perché il primo tiro in porta è stato il gol, poi diventa tutto più difficile, però non è mai venuto, no, perché i ragazzi secondo me hanno dato tutto, hanno dato tanto, abbiamo sbagliato, abbiamo commesso degli errori, ma delle sconfitte non bisogna, cioè, almeno io, poi è normale che voi, ognuno fa il proprio lavoro, io devo analizzare in toto la partita, sicuramente non abbiamo fatto un'ottima gara come le altre partite, dobbiamo analizzare velocemente la sconfitta e adesso abbiamo questa sosta che ci permetterà di, anche con i nuovi innesti, di lavorare. E poi credo che l'unica cosa che c'è è accettare tutto, ma continuare a lavorare a testa bassa senza pensare più di tanto. Noi dobbiamo lavorare perché sappiamo le difficoltà della Serie B, sappiamo l'obiettivo qual è il nostro, sappiamo cosa dobbiamo fare. E oggi non abbiamo fatto una grande partita, ma non una partita che il Cosenza non si è presentato, almeno io non l'ho vista così. Mister, è difficile adesso già analizzare nel Certo. complesso questa sconfitta, però c'è qualcosa di particolare, cioè che lei non le è piaciuto, cioè l'intensità, il discorso tra i reparti, perché poi a un certo punto abbiamo visto quando è entrato anche Canotto, prima lo ha messo a destra, poi ha chiesto di cambiare fascia, cioè ha cercato qualche variante per creare problemi alla retroguardia del Brescia, cioè, ma c'è qualcosa complessivamente in questa prestazione del Cosenza che le ha dato molto fastidio? La cosa peggiore che non le è Non, piaciuta? sicuramente non mi ha fatto piacere l'espulsione, perché ci sono le espulsioni, ma non in quel modo. Abbiamo fatto un fallo stupido, perché le partite puoi andare anche sotto di 1-0, ma le partite si possono sempre recuperare. Se regaliamo per un fallo, ripeto, stupido, un uomo in più all'avversario, poi diventa tutto più difficile. Perché noi, come chiedo sempre ai ragazzi, di rimanere sempre in partita, perché basta un attimo per fare un gol per riaprire la partita, però se poi, ripeto, concediamo un giocatore in più all'avversario, diventa tutto più difficile. Questa è la cosa che non mi è piaciuta nella partita. Poi per il resto la squadra si è impegnata, ha lavorato palla su palla, e il gol viene a mio avviso, da una bellissima azione da parte del Brescia. Sono stati bravi loro, meno bravi noi, però ripeto, il primo tempo a me la squadra è piaciuta, e il secondo tempo un po' meno. È un po' presto, visto soltanto 4 giornate, il Brescia praticamente addirittura è alla prima. Per dire che questa è una Serie B, come forse tutti gli anni si dice sempre la Serie B più equilibrata, tutti gli anni sono due parole. È sempre così. È sempre così, però lei ha fatto anche il calciatore, quindi lo capisce ancora di più. Ma è una Serie B quest'anno che dà veramente la possibilità a tutte di giocarsela con tutti più degli altri anni. Forse Non ci sono risultati scontati. Se noi andiamo a vedere anche le altre che sono partite sulla carta con obiettivi completamente diversi, vediamo che a 4 partite fanno fatica. Fanno fatica il risultato e fanno fatica nel gioco. Per me è troppo presto per dare una valutazione, un giudizio per qualsiasi squadra, perché siamo alla quarta partita, il campionato è appena iniziato, i valori delle squadre secondo me
verranno fuori dopo la decima partita, perché inizieranno i campi pesanti, inizieranno le partite più ravvicinate. Secondo me ancora è troppo presto per dare un giudizio su tutte le squadre, perché il campionato di Serie B ogni anno ci fa vedere che due vittorie ti portano in zona playoff e due sconfitte. È l'equilibrio, soprattutto quando si perde, perché a me non piace perdere, però non posso fare ogni sconfitta, ogni partita fatta male, un dramma. Io devo analizzare, sono arrabbiato perché questa squadra può fare molto di più, lo ha dimostrato, ha delle qualità, però ci sono dei momenti anche dove ci sono gli avversari, dove per il Brescia era la prima partita, dove sicuramente non avevano il ritmo partita, però erano molto più lucidi, più freschi rispetto a noi, ma ripeto, non è per questo che noi abbiamo perso, non abbiamo fatto la nostra partita, però noi abbiamo un obiettivo in testa e quindi non raggiungi l'obiettivo alla quarta giornata, né qualsiasi tipo di obiettivo. Noi dobbiamo lavorare a testa bassa, al di là dei risultati, al di là delle prestazioni, al di là di tutto, noi dobbiamo lavorare perché questa squadra è 2 mesi che lavoriamo insieme, adesso sono arrivati nuovi giocatori, nuovi arrivi, quindi dobbiamo cercare di metterli subito nelle condizioni tali da poter darci una mano. Poi Canotto, ritornando alla domanda di Canotto, ho cercato di spostarlo sia a sinistra che a destra perché è un giocatore che può giocare entrambe le fasce perché ha gamba. Poi ho deciso di metterlo mezzala perché nel 4-3-2 con uno in meno ho cercato di andare più sulle seconde palle, però poi era diventato tutto più difficile per bravura anche del Brescia che ci chiudeva gli spazi. Però ripeto, quando si perde io sono sempre arrabbiato, però bisogna lavorare. L'ordine lavorare, se queste sconfitte devono arrivare, guardando la cosa positiva, è meglio che arrivino adesso, voglio dire all'inizio, piuttosto che avanti, no? Ma le sconfitte possono arrivare all'inizio, durante metà campionato, alla fine. Quando arrivano fanno sempre male le sconfitte. Fanno male i tifosi, fanno male la società, fanno male noi, giocatori, staff. Però noi dobbiamo essere anche lucidi in questi momenti e analizzare le sconfitte per come arrivano. Oggi è una sconfitta diversa rispetto alla partita con Modena. Sono arrivate 2 sconfitte, però devo analizzare bene entrambe le sconfitte come sono arrivate. Oggi, se parliamo della prestazione, oggi non abbiamo fatto la prestazione che abbiamo fatto col Modena, eppure è arrivata la stessa sconfitta sia col Modena che con loro, che con il Brescia. Quindi dobbiamo essere molto bravi e cercare di lavorare da martedì e cercare di lavorare bene per preparare bene. Abbiamo 10 giorni, 2 settimane per preparare bene la partita in casa, che sarà altrettanto difficile perché noi non siamo una corazzata. Non siamo una squadra che deve vincere il campionato, siamo una squadra che deve mantenere la categoria. Per mantenere la categoria ci sono delle difficoltà durante il percorso. Noi nelle difficoltà dobbiamo essere bravi a rialzarsi subito o dopo una sconfitta, noi dobbiamo essere bravi in questo. Grazie.